Pace e bene, ben ritrovati col nostro appuntamento con la santità. Oggi è il 2 marzo e ricordiamo Sant'Agnese di Boemia. Ascoltiamo. Agnese nasce a Praga nel 1211 dai sovrani della Boemia. Sin da piccola fu soggetta a progetti di fidanzamento. A 3 anni venne accolta nel monastero cistercense di Trzebnica, dove le vennero impartiti i primi elementi della fede cristiana. E 3 anni dopo tornò a Praga, dove continuò a studiare con le monache premonstratensi. Promessa sposa di Enrico VII, figlio di Federico Barbarossa, Agnese fu condotta a Vienna, ma, rotto il fidanzamento, tornò a Praga per consacrarsi a Dio. Intanto le vennero offerte numerose proposte di matrimonio. Agnese allora chiese la protezione al Papa Gregorio IX, che, riconoscendo il suo voto di castità, le diede la possibilità di consacrarsi liberamente senza i sotterfugi che il mondo secolare imponeva. Frequentando i frati minori, conobbe la vita spirituale di Chiara d'Assisi, della quale rimase affascinata, e ne seguì l'esempio. Utilizzando i propri beni, Agnese fondò nel 1234 il monastero di San Francesco per le sorelle povere o diamanite, dove entrò lei stessa, professando i voti di castità, povertà e obbedienza, e si adoperò per ottenere l'approvazione di una nuova regola che ricevette e professò. Agnese divenne badessa del monastero, ufficio che conservò per tutta la vita, esercitandolo con umiltà e carità, con saggezza e zelo. Collaborò con i papi del suo tempo, pregava per la pace nella sua patria, che continuava ad amare e per la quale promuoveva la fedeltà alla religione cattolica. Il fervore con cui adorava i misteri dell'Eucarestia e della Croce del Signore, la devozione filiale alla Madonna contemplata nel mistero dell'Annunciazione e l'amore per il prossimo caratterizzarono la sua esistenza. Morì nel suo monastero il 2 marzo del 1282. Numerosi miracoli furono attribuiti alla principessa badessa, che venne beatificata da Pio IX il 28 novembre del 1874. E canonizzata da Giovanni Paolo II il 12 novembre del 1988 nella Basilica Vaticana. Sant'Agnese di Boemia era figlia del re Ottocaro I di Boemia e di Costanza di Ungheria, quindi era una principessa. Lei era destinata ad essere quindi regina e aveva tanti pretendenti perché era molto bella, ma anche perché sposando lei ovviamente si poteva diventare anche sovrani di quel regno. Ma lei aveva comunque una grande consapevolezza nel suo cuore, quella che forse sì sarebbe dovuta essere una regina, ma non nel regno di questa terra. E il suo sposo, quello che lui voleva, doveva essere sì un sovrano, ma non un sovrano di questa terra, un sovrano celeste. Lei quindi sceglierà e le servì l'appoggio del Papa per riuscire a scavalcare o comunque a rinunciare a queste richieste di matrimonio che gli arrivavano, pensate un po', da sovrani molto molto potenti come Enrico III, re d'Inghilterra, Enrico VII e anche Federico II per ben 2 volte. Lei con l'appoggio del Papa riesce e riesce quindi a consacrarsi. Noi ricordiamo Sant'Agnese di Boemia per le bellissime lettere che si scambiò con la nostra Santa Chiara d'Assisi, lettere piene di poesia. Tra loro si sviluppò una grande amicizia, anche se non si conobbero mai proprio di persona. Ed ecco che cosa scriveva Chiara alla sua sorella Agnese in una delle sue lettere. Vedi che egli per te si è fatto oggetto di disprezzo e segui il suo esempio, rendendoti per amor suo spregevole in questo mondo. Mira, o nobilissima regina, lo sposo tuo, il più bello tra i figli degli uomini, divenuto per la tua salvezza il più vile degli uomini, disprezzato, percosso in tutto il corpo, ripetutamente flagellato,
e morendo persino tra i più struggenti dolori sulla croce. Medita e contempla e brama di imitarlo. Se con lui soffrirai, con lui regnerai. Se con lui piangerai, con lui godrai. Se in compagnia di lui morirai, sulla croce della tribolazione, possederai con lui le celesti dimore nello splendore dei santi. E il tuo nome sarà scritto nel libro della vita e diverrà famoso tra gli uomini. Perciò possederai per tutta l'eternità e per tutti i secoli la gloria del regno celeste, in luogo degli onori terreni così caduchi. Parteciperai dei beni eterni invece che dei beni perituri e vivrai per tutti i secoli. Ecco, Sant'Agnese ha realizzato questa profezia, chiamiamola così, di Santa Chiara. Preghiamo affinché anche noi, nel nostro piccolo, dall'alto del nostro essere nobili agli occhi degli altri, possiamo farci poveri, imitando Cristo. Sant'Agnese prega per noi.